Allontanato il rischio di elezioni anticipate, si va verso la fine naturale della legislatura. Con quali prospettive per il governo? Ma diciamo che il governo tira a campare fino al 2018. Uno per due motivi in particolare. Uno, cioè a settembre si matureranno le pensioni per tutti i parlamentari, i cosiddetti vitalizi mascherati, perché permetteranno ai parlamentari, dopo solo 4 anni e mezzo, di aver maturato una pensione, mentre invece i cittadini ci mettono oltre 40 anni. Altra cosa è una poltrona sicura fino al 2018, comoda comoda. Per noi è stranissimo che un governo vada avanti come nulla fosse, nonostante invece la questione Consip. Si è votato recentemente la mozione Alotti, naturalmente salvato anche da Forza Italia e Berlusconi, eppure è un'inchiesta gravissima che riguarda mazzette e corruzione e un appalto da 3 miliardi di soldi pubblici. E per noi è inaccettabile che un ministro che si è indagato per segreto, accusato di aver addirittura sabotato un'inchiesta su un appalto da 3 miliardi, rimanga lì come nulla fosse. E questa inchiesta ha coinvolto anche vari personaggi sempre vicini all'ex premier, penso al padre di Matteo Renzi, penso a Romeo, questo imprenditore comunque che è stato arrestato e che aveva finanziato la fondazione Open di Matteo Renzi con 60.000 euro, e Marroni, che è il delegato della Consip, la centrale unica d'acquisti che fornisce pure gomme, matite e penne alle pubbliche amministrazioni, che accusa il ministro non lo querela e dice che Marroni sta dicendo delle bugie. Quindi qua c'è un cortocircuito, quindi o Marroni ha detto delle balle o le ha dette il ministro. Fatto sta che il Partito Democratico di Renzi e Gentiloni mantiene la poltrona sia a uno che all'altro, quindi qua c'è qualcosa che non va. Ma non è che negli ultimi mesi state usando un po' due pesi e due misure nei confronti delle indagini della magistratura? In qualche momento sembrate garantisti, in altri invece giustizialisti? Ma guarda, io penso che stiamo mantenendo una coerenza, perché adesso immagino che lei faccia riferimento al classico esempio Roma-Marra, però io vedo la questione Marra, con le scuse che abbiamo chiesto, come una macchia d'olio per terra, la questione Consip con un appalto da 3 miliardi di euro invece è come una casa in fiamme. Io piuttosto vedo due pesi e due misure nel Partito Democratico, che nel DL penale in discussione al Senato, mentre c'è questa inchiesta dove si ipotizza che il ministro abbia sabotato un'indagine, informato l'indagato sulle cimici per fare una bonifica della stanza, vada a tagliare 80 milioni di euro in 3 anni appunto per le intercettazioni. Il metodo principale che ha la procura e la magistratura proprio per fare le indagini. Quindi io vedo nel Movimento 5 Stelle mantenere la coerenza. Però è bene dire anche che nel passato, da Tangentopoli in poi, molte di queste inchieste poi sono finite se non in una bolla di sapone, ma diciamo con esiti abbastanza minori rispetto alle premesse. Non è bene dunque aspettare il percorso giudiziario con maggiore rispetto? Noi abbiamo sempre fiducia nella magistratura, è ovvio che aspettiamo che le sentenze facciano il loro corso. Per il Movimento 5 Stelle però la politica a volte deve arrivare prima, deve arrivare in anticipo anche della magistratura, e quando ci sono gravi ombre alle spalle bisogna intervenire. Io per farle un esempio, non lascerei mio figlio a un indagato per pedofilia in mano a questa persona. È ovvio che magari questa persona si scopre poi che non è colpevole, ma nel frattempo però io non lascio gestire miliardi e miliardi di soldi pubblici a un ministro che ha così tante ombre alle spalle, che addirittura si pensa che abbia sabotato un'intera indagine da 3 miliardi. E quindi si aspettano le sentenze, però quando si può si interviene prima e si evita di candidare persone condannate oppure che hanno gravi ombre alle spalle. Esaurito questo capitolo, intanto gli italiani hanno anche i problemi di tutti i giorni e l'Italia non riparte. Voi pensate di poter dare una mano al governo su singoli provvedimenti che potessero essere utili alla ripresa, all'economia? Noi abbiamo sempre dato una mano sui singoli temi, noi non abbiamo nessun problema a votare quando ci sono cose giuste che vengano dal Partito Democratico, dalla Lega Nord o da Forza Italia. Io penso al reddito di cittadinanza che noi abbiamo proposto e che è fermo da anni e anni al Senato. Ecco, noi vorremmo parlare ad esempio di economia e anche di lavoro. Abbiamo ancora un record di disoccupazione che dura da parecchio tempo, la disoccupazione giovanile si attesta sempre intorno al 40% e noi vorremmo occuparci di questo. È stato fatto il cosiddetto Job Act,
però non ha risolto svariati problemi, addirittura un partito di sinistra che va a intervenire sull'articolo 18. Allora occupiamoci della disoccupazione invece di fare una mancetta come il DL Povertà che è stato fatto recentemente, dove è stato stanziato 1 miliardo, meglio che niente, noi infatti ci siamo astenuti, non abbiamo votato contro, però per risolvere il problema disoccupazione e povertà in Italia occorrerebbero 15 miliardi di euro. Se si trovano da un giorno all'altro miliardi e miliardi per salvare le banche, come abbiamo visto più volte con i vari decreti del governo, io non capisco perché non si trovano miliardi per aiutare chi è disoccupato. Aiutare chi è disoccupato non è solo una soluzione di giustizia e moralità corretta, è anche una questione di rilancio dell'economia. Se una persona ha 0 euro da spendere, se invece ne ha 780, come proponiamo noi, con l'integrazione del reddito tramite il reddito di cittadinanza, anche più soldi per aiutare le imprese a acquistare servizi. Parliamo un attimo di Europa. A diverse velocità, ha detto la Merkel, Gentiloni sembra d'accordo. Questo può aiutare l'Italia o no? Al momento sono voci che si rincorrono, però una proposta nero su bianco su questa Europa a più velocità non è ancora stata messa in campo e non è neanche ora stata proposta. La nostra paura è che questa Europa a due velocità serva più che altro a sostenere i paesi che la propongano. Penso ad esempio alla Germania. Già abbiamo un'Europa che ha trazione tedesca e non abbiamo ad esempio in questi anni ricevuto grandi aiuti per il problema principale, ad esempio sull'immigrazione. Noi abbiamo, essendo un paese nel Mediterraneo di passaggio, migliaia di immigrati che arrivano e sbarcano tutte le settimane sulle nostre coste. È ovvio che chi si può accogliere va accolto. È una spesa veramente enorme.